Quello che sta per iniziare è forse uno dei viaggi più folli che io farò in tutta la mia vita. Era il 15 settembre 2024. Stavo per prendere tre aerei che mi avrebbero portato dall'altra parte del mondo, ad Hanoi, capitale del Vietnam. Lì avrei affittato una moto e girato tutto il nord del paese, senza sapere che avrei incontrato frane, altre frane e frane sempre più impegnative. A parte questo, l'obiettivo era semplice: visitare in 15 giorni le parti più remote del paese, alla ricerca di panorami fuori da ogni logica e della vita vietnamita più autentica. Ce l'avrei fatta? Sarai tu a dirmelo, e perciò ti do il benvenuto nel primo episodio di 3 dedicato alla mia avventura in moto nel Vietnam. Hanoi, 18 settembre. Finalmente ero giunto a destinazione. Ad attendermi un Vietnam molto caldo, umido e grigio. La prima cosa da fare era chiara: munirsi del veicolo che ci avrebbe portato lontano dalla caotica città. E lui è il nostro uomo per questo. E mi ha fornito un'adattissima Honda XR150. E dopo aver versato la caparra, ero già nel traffico di Hanoi, diretto a visitare i suoi principali monumenti: il mausoleo di Ho Chi Minh, il tempio della letteratura, la via del treno, anche se senza treno, per poi provare le prelibatezze del suo street food, che mi consentono di presentarti anche gli altri due pazzi con cui avrei condiviso le emozioni di questo viaggio: Victor De Matteis, marketer e nomad digitale, Mattia Cittadino, content creator e appassionato di fotografia. Non vedevamo l'ora di partire e quindi benvenuti finalmente in moto su questa fantastica Honda XR150. La cosa divertente è che ieri eravamo fermi in un semaforo rosso, tutti passavano, la polizia ci ha detto: andate ragazzi, non bloccate tutto il traffico. Scusa, allora cosa servono i semafori rossi? Motorini da tutte le parti, poi loro hanno questi caschi, cioè cosa servono? In mezzo alla strada ti trovi pure la netturbina che cammina. Oddio, cos'è sta roba? Rosso, alcuni si fiondano, vabbè. No, il cane sullo scooter no. Ok, prima rifornimento nel nostro caro Vietnam. Vediamo un po' cosa succede. Ma lo fa lei? Ai? Qua si fa Ron 92 addirittura. E costa, allora, 60.000 dong, quindi dovrebbe essere 1,50 euro. Meno male però che c'è l'Edoardo del futuro, che con calcolatrice in mano riesce a fare qualche conto più giusto. 60.000 dong sono in realtà 2,20 euro, ma quello è il prezzo del rifornimento completo. Il prezzo al litro era 18.890 dong, ovvero 69 centesimi. Non affatto male, tanto quanto quello che sarebbe successo da lì a poco, perché neanche a 10 km dal punto di partenza, appena bucato la gomma, qua mi stanno aiutando a metterla a posto. Un'operazione svolta forse un po' grossolanamente, capirai perché, tanto da essere costata tipo 50 centesimi di euro, avrei finalmente lasciato a noi alle spalle. Iniziano le montagne. Sì, io sono troppo felice. Wow. Inizia a salire e le strade iniziano anche a peggiorare, e con loro anche il tempo. Però al netto della pioggia, cos'è il Vietnam? Tutto pianeggiante, crescono su ste cime. Qua sta venendo giù un bel monsone. No, non puoi fare un sorpasso così, dai. Cioè, no. No, arriva un camion dall'altra parte, quello lì in moto, cioè no, un minimo di decenza. Qua adesso ho quasi smesso di piovere, là c'è addirittura il sole. È arrivato nel momento migliore, ovvero mentre stavamo percorrendo il nostro primo passo vietnamita, Deo Da Trang, spero. Questo infatti permette di raggiungere il distretto di Mai Chau, ovvero la nostra destinazione di questo primo giorno in sella. E sul passo non c'erano solo curve divertenti. Adesso siamo arrivati in questo posto che sarà il nostro autogrill di oggi, ma altro che autogrill, guarda qua che spettacolo. Prima di tutto c'è lei che ci sta cucinando carne, guarda che bei spiedini, le uova alla brace e anche una canna di bambù che è già lì, che adesso Vicca assaggerà e ci dirà com'è. È tipo riso. E però la cosa bellissima di questo posto è tutto questo, con amache, non amache, quant'altro, e la vista. Signori, wow. In moto il panorama continuava a stupirmi fino ad arrivare all'incredibile tappa finale. Guarda dove sto guidando l'Honda. Devo anche essere un po' veloce perché là sta arrivando il brutto tempo. Questo è il comune di Hoa Chai proprio, penso, che ci sono le canzoni ad Ho Chi Minh, gli inni ad Ho Chi Minh. Un altro mondo, anche proprio rispetto
rispetto ad Hanoi. E dopo un po' di fatica di individuare la casa per la notte, eccoci arrivati. Questa è la nostra camera di stasera. Si dorme per terra, c'è il materasso ma per terra. E qui dove dormiamo abbiamo anche cenato. Ci hanno portato un piatto gigante con tutte le specialità del posto. E insomma siamo davvero in un paradiso. Cioè, pensando a noi com'era ieri e stamattina, tutto quel traffico qua è l'opposto. E a me questa cosa fa impazzire. Infatti, questa è la vista. What? Bellissimo. Un po' d'umidità. Ho lavato un po' di cose ieri, non si sono mai asciugate, però va bene. Tra poco colazione e poi si parte. Uova, frutta e... tutto ricomincia da dove ieri eravamo rimasti. E si va in direzione Boyen. Attraverseremo il fiume Nero in traghetto. Questa cosa mi gasa. Guarda che bella moto, bella. Tutto parte da una benzina. Mi hai fatto benzina con vista risaie. Dai, no, ma la vegetazione è pazzesca. Cioè, guarda là in cima. Sei presente il film di King Kong, ora quello è il più famoso, Kong forse si chiama, cioè dai, cioè sembra l'isola in cui King Kong vive. Qua? Ok, oh, a posto, si va così. Oh, mi è gelato il sangue. Che bello il posto di blocco vietnamita. Che stradine! Tra l'altro pure in altitudine fa quasi freschetto oggi. Lì c'è un mega camion, ma no, non finisce più. Tutto è lungo, ma come fai a fare manovra con una bestia del genere? Allora, vorrei andare tipo lì fuori strada, ma ieri l'ho fatto e non è finita affatto bene. No, 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 attenzione, attenzione! Cagnolino. Io non ho mai visto una vegetazione del genere. Cioè, no, dai. Cioè, non ho immaginare cosa possa voler dire addentrarsi in questa giungla. Guarda lui che bello, mamma mia, tutto troppo bello. Ma cos'è questo? Ma dai, i benzinai alla fine si trovano abbastanza facilmente, cioè finché si rimane sulle strade principali non è un problema. Pausetta. Questi dovrebbero essere i cartelli, usando un eufemismo, che delimitano le varie province o regioni qua del Vietnam, insomma, molto, molto presenti. Guarda lì, cioè quelli lì sono proprio sempre verdi. Quindi vorrà dire che siamo effettivamente in altura. E qua abbiamo un laghetto che però non sembra essere così tanto, no, direi proprio di no. Non sembra essere così tanto bello. Abbiamo sempre anche loro, spettacolari. Un po' da rivedere forse l'impianto frenante, un po' sottodimensionato, però va bene. Ok, magari devo allacciarmi il casco. Ok. È pieno di questi sacchi, come se sotto ci fosse qualcosa. Riempiono di quella roba lì che è tipo, ah, è mais. E lo spalmano e poi lo chiudono. Ciao Mucona, che bella che sei, Mucona vietnamita. Ah, e c'è la bambina che le porta a spasso. Tanto è bella la strada principale, quanto brutta. Già questa prima secondaria che stiamo prendendo, altra polizia. Però vedi, sono proprio belli tranquilli. Non si fanno molti problemi. No, no, ma che posto, ma che coltivazioni sono? Così, oddio, mi è caduto qualcosa sulla gamba. Vabbè, secondo me questo è tè, coltivazioni di tè. Abbiamo un nuovo amico, senti che musica ci suona. Comunque lui rimane qui a guardarci, a controllarci, ma guarda qua che panorama, cioè non so se è un misto di Jurassic World o altro, Hawaii. Tra poco morivo. Nel frattempo il nostro nuovo amico non ci voleva lasciare soli e anzi ci ha proposto di assaggiare qualcosa. Oddio, cos'è sta roba? Cos'è? Fish. No, ma che cazzo è, brother? Vai, metti un dito. Ah, guarda col guanto. No, 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 no. 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 Anche perché l'odore è bello rancido. Sì, ma guarda qua che cassona che c'ha. La voglio anch'io sulla moto, eh. What's your name? Name? Name. Nome. Victor. Edoardo. Edoardo. My name is Icho. Icho. Questo Vietnam cosa ci regala? E ancora non avevo scartato il regalo più bello. Allora, secondo giorno. Gomma bucata di nuovo, quindi dobbiamo cercare un gommista. Il paese più vicino è tipo a 3 km. Difficilissimo da guidare la moto. Lì c'è un bufalo, un bufalone enorme. Due, guarda che stupendi che sono. Sei bellissimo, sei stupendo. Ho capito, però tu sei quello con le quattro gomme aggiustate, io no. Fortunatamente a circa 3 km c'era un meccanico. In realtà tre ragazzini che però sembravano essere preparati all'aggiustare moto. Questa volta però non mi
sarei accontentato di una semplice riparazione della camera d'aria, ne volevo una nuova. E tutto ciò per colpa di questo infinitesimale chiodo, mannaggia lui. E per la seconda volta loro mi hanno salvato. Prezzo 90.000 dong, che sono tipo 3 euro, una cosa del genere. Mi avrà visto, però insomma oggi sono tante buche e prima di finire un'altra volta al meccanico. Wow, questo Vietnam rurale. Mi spieghi come una moto può trasportare tutta questa roba? Ed era pure il telefono! No, non ci credo. Ciao! Guarda qua che frana. Perché sì, insomma, guidare in Vietnam è un po' così. Passi la strada, direi tutto sommato a posto. Ah, frane venute giù sulla strada. Hanno pulito giusto le due corsie e basta. Ci sporchiamo per bene. Passa un fiume pure in mezzo. Lì c'erano anche delle abitazioni. Non c'è stato un tifone così forte come lo Yagi da oltre 30 anni in questa zona del sud-est asiatico. A dimostrarlo quello che da lì a poco avremmo incontrato. Mamma mia. Qua ci facciamo proprio un bel giretto nel fango. Per fortuna abbiamo entrambi gomme tassellate. Un po' più faticoso per Mattia. Guarda qua. Questo è quello che abbiamo appena superato. Adesso stiamo qua a aspettare un attimo Mattia, perché insomma con la sua moto avrà bisogno sicuramente di un po' di una mano. Comunque al netto del disastro, no? Del tifone, è davvero super affascinante il Vietnam. Quanto qua sia poco toccato dall'uomo in generale, è spettacolare. Una strada, qualche casetta ogni tanto, ma per il resto è giungla fittissima. Grano turco, la potenza dei mezzi vietnamiti. Oh, beh, certo lo sta proprio distruggendo o migliorando, beh, non lo so. Mentre i local senza problemi in ciabatte, guarda come se ne vanno. Grande, è arrivato. Oh, Matti, in mezzo. Allora, non andare qua perché finiscono le All Star. Matti, passa da in mezzo. No, se passi da qua, cioè tipo sei dentro metà. Vai Matti. L'ha appena fatto uno in ciabatte. L'importante è che non cadi né a destra né a sinistra. Devi buttare come nello snow. Vai. No, la scarpa. Vai. E speravamo fosse tutto finito. No, guarda qua. No. Cioè, no, signori. Guarda qua, mamma mia. Qua addirittura diventa proprio terra. Terra almeno asciutta. Sì, comunque la moto va da tutte le parti. Un saltino e via. Ed è un po' tutto così. Ma poi ti attraversa la qualsiasi, la strada. Polli, mucche, cane, oche, anatre. Mamma mia, no. Qua è pericolosissimo. Tutto il fango. No, ma i miei scarponi. Li ho visti ora. Meno male che sono impermeabili. Sono totalmente gialli. Non so se... No. Vabbè, oggi ci diletteremo a pulirli. Ha incominciato a piovere, quindi ora ci mettiamo l'impermeabile e niente, manca pochissimo, oramai si spera. Un quarto d'ora mancherà sto dannato ferry che ci porterà dall'altra sponda del fiume Nero. E intanto la situazione è questa. Giusto il tempo di mettersi l'antipioggia e già ha smesso di piovere. Basta, finita. Andiamo a dargli il 5, vieni qua. Vai. Olè! Aveva la mano un po' nera, vabbè. Comunque è successa la stessa identica cosa appena prima con tre bambine. Mi avvicino per dargli il 5, mi fanno il dito medio. Eccolo il fiume Nero. Se non sbaglio passa anche in Cina, no, il fiume Nero. Tant'è che siamo piuttosto vicini. Sta mucca adesso vuole ammazzarmi. Asfalto perfetto ed ecco qua il lago Nero. No, lago, che lago, fiume che è marrone, però ora bisogna capire tra quanto passa. Però guarda che bel posticino. Aspetti il ferry e intanto puoi farti la pausa. Qua ci sono anche maialini sulla moto. È arrivato quello lì a dirci di salire. Boh, proviamo ad andare su sul ferry, vedere cosa succede. Ole! Ci siamo. Moto messa, ora filmiamo anche Matti. Prendi la larga. Vai, accelera, vai dai gas. Ok, vai. Cioè, e quindi quello lì poi va nell'acqua? No, ma è pericolosissimo. Ah no, rimane così, se no era scivolosissima dopo. Allora, io tutto ciò non so quanto sia sicuro, però va bene. Sul Mar Nero, signore e signori. Mar Nero, ma che Mar Nero? Di nuovo, fiume! Lui per farci una foto ha appena lasciato il timone a nessuno. Guarda. E tra poco si attracca. E ora ci facciamo pure il lungo fiume, anche se in realtà è proprio lì. Però non si vede perché o ci sono i paesini
o c'è, mamma mia, sti camion, o c'è la natura. Qua sì che invece c'è. È così strano avere una macchina davanti. Guarda qui che piega. Oh, qua è bello perché qua non è neanche quel colore marrone. C'è dall'altra parte proprio cosa, c'è in mezzo strada. Ogni tanto ci sono serpenti, cosa. Insomma, wow, bella questa piantagione di tè, credo. Che spettacolo questa stradina, eh. Carino. Colline. Wow, che posto magico. Riso a destra e a sinistra. Bello tu, bello. Sei bellissimo. Ciao. Dai, dai, ondina, che ce la fai. Mamma mia, sta salita è bella, impegnativa. Mamma mia, esci dalle curve. Non ha coppia, non ha potenza, non si va da nessuna parte. Quando Google Maps mi ha detto di prendere questa strada, non ci volevo credere. Cioè, cos'è? Trafficata pure. No, vabbè, signori, dai. Ma che gentili che si fanno tutte da parte. Mi fate passare anche voi? Grazie che per fare 20 km ci vuole un'ora, se questa è la situazione. C'è da fare pure i guadi qua. No, ragazzi. Ma no, no, non si fa. Non si fa. Io non so se vale la pena fare tutto ciò. E non avevo tutti i torti, perché infatti poco più avanti ho chiamato Vic, che era andato avanti. Questa strada non è percorribile, quindi niente, adesso dovrò tornare indietro. Cioè, è incredibile. Loro si fanno ste strade con questi e noi non riusciamo con questa moto a fare la stessa identica cosa. Poi Vic ci avrebbe raccontato di cosa c'era oltre quel punto, ma intanto io e Mattia avevamo trovato un'alternativa sicuramente più semplice e con una grande vista. Recuperato Victor, vado per chiedergli cos'era successo. Ecco le sue parole. Mi arrivava l'acqua sopra le ginocchia, mi si è spenta la moto perché la salita era troppo ripida e non andava, non aveva forza la moto. Ho perso la felpa, no. Ho rotto lo specchietto, ho rotto il poggio telefono, la moto, se la vedi, fa schifo. Queste le mie scarpe, tutte bagnate. Vedi quel cazzo di campi? Ecco, ero lì. Cioè, io sono senza parole. Ora che lo vedo, effettivamente lo specchietto a parte dei fan non sono messi benissimo. Però dai, poteva andare peggio. Comunque, lui rimarrà qua a lavoricchiare. Io invece vado in hotel, così ho dato per oggi. Ah, wow, è venuta giù una cazzarola di frana gigante. Ha tirato giù anche le case. Cavolo, che roba, guarda qua. 29 minuti adesso il navigatore dà per fare 10 km. Sta moto dubito che arriverà da noi tra 10 giorni. No, ma guarda te che posto. Ma non è vero tutto questo. Comunque devo dire che il Vietnam non è una meta proprio semplicissima per motociclisti, eh. Cioè, poi si può fare tutto, come vedi, non è che sia un grande pilota né on road né off road. Ci sono paesi che sicuramente sono più semplici. No, 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 dai. Così è un po' too much. Oh. Mi sa che ho sbagliato, bisognava andare di lì. Bisogna un po' imparare dai vietnamiti. Metto dietro di loro, seguo le loro traiettorie, perché evidentemente sono dei piloti. Da notare che sono tutti in ciabatte. Ma guarda sto albero. Immaginate uno di sti qua con una moto da off-road serio che va a farsi, non so, la Dakar. Ma secondo me è stravince. Cioè, 10 km più impegnativi della mia vita. Il posto è questo, 1941 homestay. Bisogna salire qua, così rendiamo ancora tutto più difficile fino alla fine. Oh, 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 wow. Signore e signori, ce l'abbiamo fatta. Posso passare, cagnolini? Andiamo a vedere questa vista. Wow. Wow. Questa è la camera di stasera. Direi che di letti ne abbiamo sufficienza. La vista non è affatto male, tutte queste vetrate. La cucina è stupenda, però il soffitto è questo. Questo è il bagno, tinozza con le pietre per terra e vista. La proviamo questa tinozza subito. L'acqua in realtà non è caldissima, la volevo bella bollente. Però beh, insomma, esperienza carina, un po' scomoda per me che sono così alto, però... Però poi era ora di cena e allora siamo andati nella cucina di questa famiglia, che ci ha preparato di tutto e di più della cucina tipica vietnamita. Meno male che avevamo almeno la pancia piena, perché la notte sarebbe stata anche lei avventurosa. Allora, oltre ad esserci un monsone fuori, tipo un vento impressionante, ora
iniziato anche a piovere dentro casa. Mi sa che la serata sarà un po' tosta. Eravamo però così stanchi che nonostante il vento e anche un po' di freddo abbiamo dormito alla grande. Quello che avremmo fatto nei giorni successivi però lo teniamo al prossimo episodio, perché avremmo affrontato i tratti più complessi del nostro viaggio e al limite della sicurezza. Avremmo però anche visto panorami incredibili e finalmente avremmo anche raggiunto strade davvero divertenti e con il sole. Ti aspetto quindi a venerdì prossimo.